prima volta nasce con riproduzione controllata un esemplare di fenicottero minore in uno zoo europeo, un evento unico nel suo genere che vede protagonista l'Italia e Zoomarine, il parco acquatico alle porte di Roma, dove è nato il piccolo fenicottero. Grande quanto il palmo di una mano, con becco e zampe rosa e il piumaggio grigio, l'uccello è un esemplare di fenicottero minore, tra le 5 specie di fenicotteri esistenti al mondo, quella più piccola e anche più rara da osservare negli zoo. Rarissima la riproduzione in ambiente controllato, mai avvenuta in uno zoo europeo. La nascita del piccolo fenicottero Zoomarine rappresenta quindi un evento unico, già oggetto di attenzione di biologi e veterinari che monitorano costantemente il piccolo e i suoi genitori.